Questione strisce blu parcheggi di Isernia. Oggi ci sono delle novità, ne parliamo a seguito della conferenza stampa del sindaco Castradaro, ne parliamo con il responsabile regionale del Partito Comunista dei Lavoratori, Tiziano Di Clemente. Di Clemente, lei ci porta novità perché oggi ho convocato una conferenza stampa proprio mirata sull'argomento del parcheggio strisce blu. Quali sono le novità e che cosa vi siete detto con la nuova amministrazione e con il sindaco in particolare? Allora, negli incontri che abbiamo avuto con la nuova amministrazione, abbiamo ottenuto due cose per il momento. Uno, l'apertura al confronto su come riuscire, ad annullare le cosiddette strisce blu a Isernia. Loro, diciamo, hanno dimostrato l'intenzione di agire in questo senso, però, ci hanno detto che, stanno vagliando le varie situazioni giuridiche e fattuali da affrontare, e che tra cui anche le nostre proposte, perché tra l'altro probabilmente le uniche proposte formali sono quelle che abbiamo depositato noi al Comune, sia con la precedente amministrazione, che è la responsabile di tutto questo disastro sociale e amministrativo, e sia alla nuova. Le abbiamo reiterate ed aggiornate. In sintesi, abbiamo, diciamo, incanalato la proposta su due versanti. Abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta Castradaro un'azione di urgenza, cioè un'ordinanza che inibisca immediatamente, sostanzialmente che spenga i parchimetri, e che inibisca l'attività di imposizione e riscossione dei ticket da parte della società concessionaria, sulla base del fatto che la delibera di consiglio comunale prevede la tariffa limitatamente all'arco temporale dell'anno 2018, non la prevede per gli altri anni, né si tratta di tariffe che possono essere considerate prorogate ope legis, perché come sappiamo questo vale soltanto per la normativa tributaria che lo prevede Su esplicitamente. questo versante il sito che cosa vi ha risposto? Il sindaco non ha dato risposte sulla proposta specifica, ha detto che si sta orientando per raggiungere questo scopo, ma noi non sappiamo, non abbiamo la certezza che voglia fare un'ordinanza immediata. Però ha detto che la vagliava, ha detto che si sta orientando comunque per cercare di andare nella direzione di annullare i rapporti Lei tra ha le parlato diciamo. di secondo La punto. seconda è quella che diciamo, richiede più tempo, che è l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi con cui sono stati istituiti i parcheggi a pagamento, Cioè? cioè la delibera consiliare numero 14/2018, perché non contiene i motivi, cioè il piano del traffico che giustificherebbe i parcheggi blu in generale e soprattutto che giustificherebbe il quasi raddoppio di questi stalli blu. La mancanza del rispetto dei parametri urbanistici tra stalli blu e parcheggi bianchi, per semplificare, cosa riconosciuta anche giudizialmente. E poi tutti gli atti conseguenziali, perché sappiamo che il bando è difforme dalla delibera di consiglio comunale, quindi la gara è da annullare, e sappiamo soprattutto che non c'è il contratto. Quindi noi ci chiediamo: ma com'è possibile che la GE Mobilità continui a imporre questi ticket e a far sanzionare i cittadini che si rifiutano giustamente di pagarli se non c'è neanche il contratto? Fermo restando, lo ripetiamo, che il punto fondamentale è che la tariffa è inesigibile in quanto non deliberata dal Consiglio Comunale. Tutto ciò, questo secondo punto, dovrebbe però passare per consiglio comunale. Certo. Il Consiglio Comunale deve essere convocato con una proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'articolo 49 del testo unico degli enti locali, dove si prende atto di tutte le illegittimità, che qui ho riassunto brevemente, ma che sono poi ben articolate nelle nostre istanze depositate. E dovrebbe poi sciogliere ogni tipo di rapporto, ammesso che si potesse considerare esistente, con la GE Mobilità. Lei, Però, sì, insieme alla FIA quest'oggi ha dichiarato che incalzerà se in caso in cui l'amministrazione attuale non riesca o non vuole insomma, raggiungere l'obiettivo che è quello dell'abolizione delle strisce blu. Si può parlare di questo? certo. Noi praticamente come Partito Comunista dei Lavoratori siamo alternativi sia alle destre e sia al centro-sinistra liberale, al PD liberale. Poi su temi specifici della città,
visto che hanno dimostrato un confronto, un'apertura al confronto e una volontà diversa da quella della precedente amministrazione, questo ha aperto un dialogo. Ma bisogna poi vedere se effettivamente l'amministrazione Castrataro sarà conseguente. Se non lo sarà, noi produrremo la stessa opposizione sul tema che abbiamo proposto con la precedente amministrazione.